Prima di iniziare il video, desidero richiamare la tua attenzione sull'importanza di premere il pulsante iscriviti e lasciare un mi piace. Il tuo supporto è molto apprezzato. Grazie! Le indagini sul tragico decesso di Liliana Risinovic si stanno intensificando, poiché la famiglia della donna ha sollevato obiezioni riguardo all'archiviazione del caso. Di conseguenza, è stato aperto un nuovo fascicolo al fine di approfondire ulteriormente la questione. Nel frattempo, durante una recente puntata del popolare programma televisivo Quarto Grado, è emersa una sorprendente confessione da parte del vicino di casa di Liliana, il signor Fulvio Covalero. Le sue parole hanno gettato nuova luce sul caso e sollevato interrogativi sulle circostanze della morte della signora Risinovic. Covalero ha espresso il suo convinto convincimento che Liliana non si sia tolta la vita, ma che sia stata vittima di omicidio. Ha presentato una serie di prove e indizi che avvalorano la sua teoria. In particolare, ha sottolineato le lesioni e le tumefazioni evidenti sul lato destro del volto della defunta, sostenendo che queste potrebbero essere indicative di un'aggressione subita poco prima del decesso. Secondo Covalero, questa presunta violenza avrebbe causato un improvviso scompenso cardiaco, come riscontrato durante l'autopsia. Le affermazioni di Covalero hanno suscitato un vivace dibattito tra gli esperti, i telespettatori e la comunità locale. Mentre alcuni sostengono la sua teoria e sollecitano un'ulteriore indagine per identificare il responsabile, altri sono scettici e richiedono ulteriori prove per avvalorare questa nuova prospettiva. Ora è il momento di chiedere la tua opinione. Cosa ne pensi? Secondo te, chi potrebbe essere stato coinvolto nella morte di Liliana Risinovic? Sono state commesse violenze o si tratta di una tragica circostanza sfortunata? Condividi le tue idee e le tue teorie su questo misterioso caso che continua a tenere in ansia la comunità locale e gli investigatori. Lascia un commento e un mi piace al video. Arrivederci al prossimo video.